Ciao Daria. Ciao, buonasera. Allora, questa volta facciamo una sessione con te, però vai in ipnosi Laura, un'amica tua mamma che ha fatto la sessione per tua mamma l'altro giorno. Prima, brevemente, facciamo un riepilogo veloce di quelli che sono i punti che dobbiamo toccare per questa ipnosi. Io ti dico i punti che mi hai dato l'altra volta quando abbiamo avuto il colloquio e tu velocemente mi riassumi il punto. Parlavi di paralisi notturne. Sì, allora, paralisi notturne da quando avevo 19 anni, quasi quotidiane per un anno e più. In queste paralisi mi sentivo un po' toccare nelle parti intime, sentivo comunque una presenza. Quindi poi mi posso collegare al fatto, boh, di aver avuto mestruazioni sempre irregolari. Poi con comparsa di, non lo so, sì, di cisti, credo più avanti, di cisti sulle ovaie, così come i reni. Ho avuto un calo di vista a 7 anni, sogni sempre abbastanza strani o comunque affollati. Poi, vabbè, abito in sta casa che è vecchia. Cioè abbastanza vecchia, fine 700, da piccolina ci fece anche delle sedute spiritiche. Altro? Poi Ah, bulimia, dipendenza da alcol e droghe per buona parte dell'adolescenza, fino comunque ai 22 anni. Fatica anche a portare a termine le cose, prendere delle decisioni, sentirsi apatica, sentire poco, non so, credo che basti. sì. Ovviamente sì, non c'è nient'altro. Hai fatto un riassunto veloce, esaustivo. Va bene, Passo. adesso passiamo all'azione. Passiamo con Laura. Buono. Grazie. Ciao Ilaria. Senti Laura? Sì, Oh? tu mi senti. Ciao, proviamo. Sì. Proviamo con te perché abbiamo provato ben 2 volte con Ilaria ad andare in ipnosi, entra in ipnosi, però per i punti che dobbiamo toccare non abbiamo la profondità giusta e la velocità dell'informazione, per cui è preferibile farlo con te che hai dimostrato una notevole capacità ipnotica l'altro giorno. Va bene. Quindi cominciamo con l'induzione, con questi 10 minuti. E andiamo a vedere cosa succede. Successo. Adesso io conto verso il basso da 10 a 1 lentamente. E nel frattempo comincia a sentire che il tuo corpo si rilassa lentamente. Dieci, senti che il tuo corpo si rilassa sempre di più ad ogni tuo respiro. E senti che il tuo corpo si appesantisce sempre di più ad ogni mia parola. No. Senti il tuo corpo appesantirsi. Dai piedi.
i tuoi piedi sprofondano nel pavimento lentamente. Profondità. Senti questa pesantezza che arriva fino alle tue ginocchia e la parte bassa delle tue gambe sprofonda nel pavimento, lentamente, senti questa pesantezza che arriva fino al bacino e riempie completamente le tue gambe che cominciano a sprofondare totalmente nel pavimento in profondità. Lentamente. Sì. Pesante e rilassato. Da questo momento qualsiasi rumore ambientale ti rilassa. Da questo momento qualsiasi movimento attorno a te ti rilassa. Cinque. Anche la tua schiena sprofonda e pesante. Che il tuo ventre sprofonda, pesante. Anche il tuo petto profonda, pesante,
mettere in espanso. Sono pesanti. Le braccia. Pesanti. Le mani. Pesanti. Testa, pesante, adesso conto da 1 a 3. E mentre conto, tu ti connetti telepaticamente con l'aria. Io conto da 1 a 3 e ti connetti mentalmente con lei. Io vado 30 secondi là, tu hai tutto il tempo per connetterti con lei.
sei connessa con l'aria. Non lo so. Cosa vedi? Vedo i suoi piedi sdraiata in un letto. Lei sta dormendo. In quale posizione dorme? Supina, pancia in su. Che anno è? Continua, vai avanti, vediamo cosa succede. Succede. Si sta agitando nel sonno. Osserva questa scena dal soffitto. Osserva tutto il suo corpo sdraiato sul letto. E osserva con l'occhio della mente tutto quello di non fisico attorno a lei. E dimmi cosa succede. C'è come un suo doppio sopra di lei, trasparente. C'è un suo doppio. Sembra un suo doppio. In quale posizione? Speculare. Sopra di lei. Sì, però non è adagiata. Non si tocca, non c'è un certo spazio. Poco spazio, però c'è. Andiamo avanti, vediamo cosa succede. La stanza sta girando. Gira in due sensi, in un senso destra-sinistra e sopra-sotto, una strana sensazione. Sì, continua. Questo suo doppio rimane esattamente. Speculare a lei non si nota Ilaria dall'alto. Vai avanti ad un momento importante. Cosa succede? È entrata dalla sua bocca. Questo Lei stessa è entrata nella sua bocca. suo doppio, Sì. trasparente, Sì. è entrato dalla sua bocca, è entrato nella sua bocca. Sì. L'aria dorme, ha spostato solo le braccia. Le ha messe a L.
alla bocca, all'interno della bocca però è nero. La stanza continua a girare. Continua a girare, ma ha diminuito la velocità. C'è una strana sensazione di mal di mare. Vai ancora un po' avanti. C'è una specie di tunnel verticale sul petto di Laria fino in alto, fino al soffitto. Sì. Questa specie di passaggio che sembra fatto di plastica. Un po' trasparente. Passano come delle saette scure. Come piccoli uccelli scuri, molto veloci. È adagiato proprio sul seno l'inizio di questo tubo, ma la fine non la vedo, la fine non la vedo. Non siamo più, non siamo proprio, cioè siamo in una camera dove c'è un letto, ma questa camera non appartiene più a nessuna casa, non è come staccata da tutto. E stiamo roteando. Adesso facciamo un salto indietro nel tempo e fai prima ancora che cominci a ruotare la stanza di Ilaria. Vai solo al momento in cui Ilaria sta tranquillamente riposando sul suo letto. Torna indietro. Sì. Adesso serve il primo momento in cui qualcosa di strano succede, si avvicina Ilaria, il primo momento dove tutto comincia. Dimmi cosa vedi. Si apre come un guscio in parte al suo letto. Un enorme guscio, come un'enorme conchiglia, assomiglia a una conchiglia e si apre come la parte superiore. Esce una cosa molto piatta, sembra fumo, ma ha una forma. Sembra fatto di fumo, ma ha una forma sottilissima e piatta. Continua. È questa parte che si mette sopra di lei. Adesso a questa energia o a questa entità, adesso vediamo cos'è, dille di mettersi davanti a te e di prendere forma, però la sua forma, che è quella che devi utilizzare nella sua dimensione.
Non riesco a comunicare con questa cosa. Non ti ascolta? È come se fossi separata dalla scena in questo momento. Adesso andiamoci una scena, quindi connettati mentalmente con Ilaria e chiedile l'autorizzazione per lavorare in lei. Sì. Adesso che abbiamo l'autorizzazione di Lani, adesso puoi connetterti con questo essere e puoi perfettamente lì prendere forma davanti a te. Lui non può fare altro che fare. Mi ha guardato, ma non come se non mi sentisse. Bene, allora di ad Ilaria di svegliarsi. Diglielo, svegliala. Sì, si è svegliata. Bene, adesso di ad Ilaria di dire a questo essere di prendere forma davanti a voi due. Una specie di uccello nero. Che prenda forma chiaramente, in modo che possiamo anche vedere i dettagli della sua fisicità. È un essere tutto nero, con delle piume nere. Come si chiama questo essere? Sto dicendo a Ilaria di chiederglielo, A te non rispondo. perché io non riesco a. Va bene, fa niente. Cioè, non riesco a comunicare con questo. Lui continua a guardare Ilaria, Ilaria continua a guardare lui. Ilaria gli sta parlando. Ilaria farà da ponte. Andrea. E Andrea da dove da sottoterra. Sì, E che ci faceva sottoterra? Ha detto che sottoterra si vive, ci sono enormi caverne dove vivere. Perché tu non puoi comunicare direttamente con lui No. mentre lo può fare Ilaria. Qual è la differenza? C'è sempre una specie di separazione, una specie di membrana tra me e la scena. Perché c'è questa membrana? Da cosa è costituita? Sembra una placenta. Sì, sembra fatta di liquido placentare, come una specie di parete acquosa. Perché c'è questa barriera tra di voi? Da cosa dipende questa barriera?
Perché questo essere ha detto a Ilaria che è una cosa che riguarda solo loro due. Va bene, chiedi ad Ilaria di chiedere a questo essere cosa vuole da lei, cosa vuole. Ricongiungersi. Ricongiungersi vuol dire che prima era unito a lei e poi si è staccato. Sì. Quando era unito a lei? Erano insieme, abitavano insieme sottoterra nelle caverne. L'aria che forma aveva nelle caverne? Era come lui. Quando si è provocata la separazione? Ha detto 10 mondi fa. Quanto è un mondo? E adesso perché vuole ricongiungersi se Ilaria vive un altro mondo? Lui dice che è Ilaria che non lo vuole più, cioè è Ilaria che non si ricorda di lui. Da quanto tempo nella vita terrena di Ilaria, fino al momento in cui io sto parlando, 2015, quanto tempo è stato con Ilaria? Quando aveva 5 anni. Adesso in questa scena siamo nel 2003. Questo, come dire, inserimento nel suo corpo è uno dei tanti, fa parte della connessione. O è la prima volta che si tenta un ingresso nel suo corpo? Lui l'ha trovata quando aveva 5 anni. Prima. Sì, mi puoi ripetere la domanda? Lui ha trovato Ilaria quando aveva 5 anni. E quando Sì. lui è entrato per la prima volta? Quando? Intendi dire in Ilaria? A Sì. 5 anni, quando Ilaria aveva 5 anni. E quindi questo processo che stiamo vedendo nel 2003, in questa stanza che gira, questo tunnel sul petto, eccetera, a cosa è dovuta? A cosa è dovuto questo processo? Cosa succede? Lui sta tentando di far ricordare a Ilaria alcune cose, ma Ilaria non ne vuole sapere. Ilaria però non è assolutamente spaventata da questa cosa. In un certo senso è come se fosse naturale per lei questa scena. In questo momento, durante la scena, Ilaria cosa sta sognando? Di essere in un grembo materno, di essere non ancora nata. E quella membrana placentare che tu vedevi, quella che lei sta sognando, dove essere? Sì, ci sono dei filamenti rossi. Ma non è possibile per me andare oltre questa membrana. Chiedi
Chi ha indotto il sogno del grembo a Ilaria? È stato indotto da qualcuno? Da alcuni, da quelli che sono passati dal tubo e sarebbero delle specie di piccoli aiuti che questo essere si dà, cioè che questo chi essere chiama a sé, sono come dei guizzi neri, sembrano uccelli in picchiata. Perché E perché hai scelto il sogno del grembo materno? dice che lì riesce a comunicare meglio. Perché è più semplice nascere con un ricordo. Adesso chiedimi quali problemi fisici ha procurato a Ilaria con la sua presenza e interferenza. Molte cose che però non avrebbe fatto intenzionalmente, lui sta dicendo. In pratica non sapeva poi l'esito di questa interferenza sul corpo di Ilaria. Sì, va bene, ma non stiamo assolutamente giudicando le sue intenzioni. Stiamo solo Lui parlando. dice che tutti gli organi sono stati messi sotto pressione da questa sua interferenza. D'accordo. E questa pressione degli organi, sugli organi di Ilaria, quali problemi lei ha provocato in questo lasso di tempo? Ha impedito il metabolismo normale. Senti, faccio delle domande per andare un po' veloci su questo tema e poi se ci sono delle cose da aggiungere, le Sì. aggiungiamo. Le paralisi notturne sono dovute alla sua interferenza. E Sì. a cosa si dovevano queste paralisi notturne? Cosa succedeva durante queste paralisi? C'era il fatto che voleva farsi riconoscere, voleva assolutamente essere riconosciuto. C'era solo però resistenza da parte di Ilaria. E durante le paralisi notturne Ilaria sognava. Si sognava. Sognava lui. Si incontravano nei sogni. Sì. Era lui che in un sogno che Ilaria mi ha raccontato, dove lei cercava di spiccare un salto verso lo spazio e subito dopo averlo spiccato si sente chiamare da una voce e poi si sente sbattere al letto e avere un incontro sessuale. Era lui. E Sì. perché quel rapporto sessuale? Che sta cercando in tutti i modi di contattarla. Era Non sa più, non sa esattamente
qual è il punto debole di Ilaria per convincerla, perché Ilaria non vuole. L'obiettivo di quel rapporto sessuale eterico era o no una fecondazione mirata alla creazione di un altro essere? Sì. Sì? Bene. È andata a buon fine? No. Sono le ovaie policistiche di Ilaria. Sono dovute alla sua interferenza. Le Sì. mestruazioni irregolari. Sì. I reni policistici. Il Sì. calo della vista. La Sì. dipendenza da droghe. No. La bulimia. Sì. L'incostanza. È una conseguenza, ma ha detto. Sì, è una conseguenza. Figure trasparenti che Ilaria vedeva muoversi in casa. No. Ilaria, in un periodo della sua adolescenza, ha realizzato delle sedute spiritiche a casa sua. In qualche maniera lui ne è stato coinvolto o attratto. No. Perché ha provocato reni ovaie policistici, mestruazioni irregolari e calo della vista in Ilaria? Cosa ha fatto? Cosa è successo fisicamente? Non è questo modo di vivere che ha Ilaria, non è compatibile con quello che vorrebbe lui. Non è il mondo giusto, non può farci nulla e non può andarsene. Lui da dove viene? Viene da un mondo sottoterra. Sottoterra intende terra questo pianeta? Sì, questo pianeta c'è un mondo di caverne. Lui ha avuto almeno una volta un corpo umano? No, non l'ho mai avuto. Che forma utilizza sottoterra? È la forma che ha adesso. Sembra al corpo umanoide, ma è come se fosse un'aquila nera. Perché ha la forma di un'aquila se vive sottoterra e quindi non può volare? Sono dei passaggi dove si può volare, si può uscire da questi fori. Ci sono delle fenditure molto profonde. Vuoi osservare questa città sotterranea? Non è una città, sono dei luoghi molto desolati. Sì, descrivi. Mi ha detto che sono come le zone carsiche. Mi ha citato le fosse, delle fosse profonde che all'interno hanno dei lunghi cunicoli. Vedi tecnologia all'interno di queste caverne. Ci sono come dei passaggi, delle barre di ferro, di acciaio in alcuni punti. Quali esseri vivono
in queste caverne, oltre a loro con la forma da rapace, diciamo così. Quanti altri tipi di esseri vengono? Ha detto che vive una razza umana molto pelosa. Perché dici umana? Perché hanno il corpo degli esseri umani, sono molto più muscolosi, molto più robusti. Ma sono ricoperti di peli. Non hanno però il viso umano, hanno un viso animalesco. Molto brutti. Perché l'aria è passata ad avere un corpo umano e a vivere sulla Terra? Cosa è successo? Non si accontentava di rimanere dov'era, non aveva rispettato alcune regole. Quali regole? Era uscita e aveva viaggiato dove voleva lei. E perché non avrebbe potuto farlo? O non doveva farlo? Perché non aveva ancora raggiunto un grado di potere per poterlo decidere. Però l'ho fatto, Però l'ho fatto. quindi poteva farlo, c'era soltanto qualcuno a cui non piaceva, ma le poteva Sì, fare, ce l'ha fatto. esatto, E a chi non sì. piaceva? Non era piaciuto, questa cosa non è piaciuta. A chi? A lui prima di tutto e ad altri che vivono come lui e che fanno parte di questa popolazione dove in realtà non esiste una vera organizzazione, ma il potere esiste da tantissimo tempo per loro il potere esiste da tantissimo tempo. Ci sono solo alcune persone che non hanno vissuto abbastanza per essere a quel livello. Non hanno fatto i passi necessari per essere a quel livello ancora. Loro in qualche maniera collaborano con degli esseri umani, con la civiltà che vive sopra la terra. In realtà loro non hanno una vera e propria collaborazione. Loro osservano, guardano, ma non c'è un vero interesse in loro per interagire, se non per riconnettersi con quelli che non sono più lì, con quelli che per qualche ragione se ne sono andati via. Quando loro vanno sulla Terra, gli esseri umani possono in qualche maniera sentirli o vederli. No. C'è qualcuno che riesce a farlo, qualche essere umano.
sono solo due persone. Chi sono? Chi sono queste due persone? Sta dicendo, mi sta dicendo che ci sono solo due persone che vivono su una montagna. In quale parte del mondo? Sugli Urali. Perché loro possono vedermi? Perché sanno vedere l'invisibile. Adesso Ilaria ha deciso che non vuole avere più niente a che fare, soprattutto chiedendo l'ipnosi regressiva. Ha deciso di rompere qualsiasi tipo di connessione con qualsiasi tipo di essere. Sì. Quindi, via lui, o fa che sia Ilaria a dirglielo, di disconnettersi completamente da lei, ritirando qualsiasi strumento abbia utilizzato per rimanere connesso con lei, di uscire completamente dal suo corpo e dalla sua sfera energetica. Adesso. E dimmi cosa succede. Detto Ilaria di dirglielo. Io gliel'ho già detto. Ha detto che lo vuole sentire dire da lei. Ho Certo. detto Ilaria di dirglielo. Ilaria glielo sta dicendo. Mentre glielo sta dicendo è una bambina. Una bambina di quanti anni? 6 o 7 anni. Perché appare a quell'età? Perché dice che quello è stato il momento in cui lui ha avuto più possibilità con lei. Di Ilaria che prenda l'età che più preferisce e non quella che piace più a questo essere. E che glielo dica. È tornata a lei, gliel'ha detto. Cosa succede? Lei sta continuando a dirglielo. Lui sta diventando sempre più piccolo. Lui? Osserva se Ilaria nel suo corpo ha degli impianti che lo connettevano a lui. Osserva bene tutto il corpo, io. Nello stomaco, Cosa nello stomaco? una specie di borchia. Questa deve andare via. Di Ilaria che lui deve rimuovere qualsiasi strumento, dispositivo, innesto, impianto abbia usato per connettersi con lei.
qualsiasi, e mi dice tutto quello che lui sta togliendo, da dove e come lo fa. Io torno fra 30 secondi. Dimmi Laura, cosa è successo? Cosa succede? Ha cominciato a manipolarla, spingendo verso il basso, dall'addome verso il basso. Continua a manipolarla come una specie di shiatsu. L'aria sembra come ipnotizzata. C'era solo nella zona addominale, aveva messo qualcosa solo nella zona addominale, mi ha detto. E cosa stai estraendo? È uscita una specie di borchia con una specie di punzone. Questa cosa è uscita dalla vagina, però. A cosa serviva? Era una specie di punto di contatto istantaneo che lui aveva con lei. Entrava attraverso i rapporti sessuali. Non erano proprio rapporti sessuali. Era come quando entra dalla bocca. Di distruggerlo, Cosa? di distruggere questo dispositivo. Senti che l'ogiro, devi aspettarmi un attimo perché devo andare. Andare in mano? Sì. Vai pure.
Torna alla scena e dimmi cosa sta succedendo. Io ho tolto questa cosa a Ilaria. Sta chiedendo a Ilaria se. Sta chiedendo a Ilaria se è veramente convinta. Ilaria, cosa ne dici? Assolutamente sì. Io ho detto di sì. Mi sta spiegando Ilaria che una cosa molto antica. Cosa? Quel gancio, quell'innesto, quella unione. Sì. E a quanto tempo risale? Per noi, ha detto, sono centinaia di anni. Ok, se ne vuole sbarazzare? Lo riporta con sé. Chi lo riporta con sé? Lui si porterà via questa cosa. Lo deve distruggere. Deve distruggere il dispositivo. Ok, l'ha distrutto, l'ha sciolto. Adesso osserva se ci sono altri impianti nel corpo di Dario. Io non vedo niente, però ho come l'impressione di stare guardando con gli occhi di lui. Dia Ilaria di guardarsi. Dia Ilaria se vede qualcosa che non le appartiene nel suo corpo. Sì. Lo sapete? Piccole sfere di metallo nell'addome, nella zona pelvica. E a cosa servivano queste sfere di metallo? Cosa? Chiedilo Lui non risponde. a lei, ai dai. Lo sa. No.
di chi sono queste sfere metalliche? Chiama il responsabile. Chi è arrivato? Nessuno, non arriva nessuno. Vai a vedere chi ha messo queste sfere metalliche lì. Vai a quel momento. Sembra un dottore. Dottore fisico, organico, terrestre. Sì, terrestre. E quando l'ha messo? In quale occasione? È un dentista. Un dentista? E come può un dentista mettere delle cose nel ventre, nella zona? È un dentista che la sta operando la bocca, ma non è lui che gliel'ha messa. Chi gli ha messo allora? È una specie di essere con la testa allungata dietro. Ma È una specie di essere molto magro, piccolo. Ilaria è in anestesia. Cosa? Ilaria in questo momento è in anestesia. Sì, totale. In anestesia totale. E che tipo di operazione sta facendo il dentista per metterla in anestesia totale? Mi sta togliendo dei denti. Ascolta, questo ufficio da dentista, dove si trova? Sulla terra, o di lì? Forse no, Vai a vedere. sto guardando, sembra in una stanza a forma di cupola. Questa stanza dove si trova esattamente? Riesco a vederlo. Sembra di essere su una montagna. Sì, È sulla terra. mi sembra di sì. Il dottore è un dottore fisico? Sì. Ha il camice bianco. Guardano in faccia, guardano gli occhi. Che faccia è? Avrà 50 anni, c'ha gli occhiali. Le sopracciglia folte. La mascherina. È un essere umano, non ha niente di strano. Chiedi dove ha preso l'anestesia che ha fatto a Ilaria. Dove ha preso l'anestesia? C'è una macchinetta lì vicino, c'è una specie di macchinario. Chiedigli se ha fatto un'anestesia locale. No, totale. Chiedigli come può un dentista fare un'anestesia totale. Chi gli ha dato autorizzazione per fare un'anestesia totale?
La Ilaria gliel'ha data. Dì al dentista di prendere forma, non la forma umana, la sua forma che utilizza nella sua dimensione. C'è un essere con la testa allungata, molto magro. Sì. Si è trasformato alla stessa forma di quegli esseri che stavano volando sul ventre. Sì. Due. E adesso quanti esseri vedi sui lali? Sta Due. Lui cosa sta facendo ai denti? tirando via. Perché? Perché facevano infezione. E quell'altro cosa sta facendo al mento? Pilar. Quell'altro sta inserendo qualcosa Cosa stai inserendo? dalla vagina, una specie di ferro allungato, È lo stesso ferro che si è distrutto poco fa. tipo un divaricatore. Continua. Hai inserito qualcosa con delle pinze molto sottili. Cosa sta inserendo? Chiedile. Sembra, glielo chiedo. Sì, chiedile. Ha detto dei sensori. A cosa servono questi sensori? A impedire la capacità riproduttiva. Perché? Perché è un esperimento. A quale fine fanno questo esperimento? Cosa vogliono ottenere? La modificazione dei tessuti, la modificazione dei tessuti riproduttivi. Dove si trova questo laboratorio? San Paolo. In quale parte della Terra? Brasile, San Paolo del Brasile. È un luogo sotterraneo? No, è in alto. Questi esseri, descrivimi per favore la forma di questi esseri, della testa fin qui. Hanno un aspetto molto rinsecchito e sono marroncini. Hanno la testa allungata. Tipo palla da, cioè tipo ovoidale allungata indietro. Hanno i lineamenti molto vicini tra di loro. Il naso, bocca e gli occhi sono molto vicini, un po' schiacciati sopra, la fronte è un po' schiacciata verso il basso. Hanno un collo un po' lungo rispetto, un po' sproporzionato rispetto alla loro altezza.
hanno delle dita molto lunghe, lunghe e sottili, ma hanno come degli intervalli di falangi molto evidenti e hanno quattro dita. Non sono molto alti, sono 1,20 m, 1,30 m. Da dove vengono? Questi baleni hanno provocato varie policistiche, nell'aria. Sì. Mestruazioni irregolari, Anche. reni policistici. Può darsi. Va bene, no, lì a questi esseri di rimuovere tutto quello che hanno messo, via, fuori. Ilaria non li vuole. Cosa succede? Hanno smesso di stare vicino a lei. Però non hanno finito. Devo finire. Stanno mettendo via tutto. Hanno tolto il butto dell'aria. Adesso Sì. che hanno completamente finito il lavoro con me, di loro di andare via attraverso un portale dimensionale nella loro dimensione da dove sono arrivati e di uscire completamente dalla sfera energetica di Ilaria. Dimmi cosa succede. Ce ne sono andati. Cosa? Seguili. Seguili. Dove stanno andando? C'è una specie di tunnel luminoso che li aspira. Semplice, vai a vedere dove ti va. C'è una specie di grosso globo, un grosso globo luminoso, una sfera molto grande, sono finiti lì dentro. Dove si trova questo globo? Lo spazio. Tutto vuoto. Così una nave, qualcosa del genere. Può darsi. Entro un attimo dentro a vedere cosa c'è. Non succede niente, vai. Vai tranquillamente.
ci sei. Sì, sembra tutto trasparente, tutto. E loro dove sono? Non li vedo, non ci sono. Ci sono altri esseri. Non c'è nessuno dentro. Niente, esci fuori, torna dove è in aria, quando si ridimmi. Sono tornata dove Ilaria era nel letto. E cosa succede adesso su quel letto, in quella stanza? C'è una nebbiolina bianca. Continua. Sento una specie di frescura. Cos'è questa neblina bianca? È come una specie di come spiegarti. Va bene, cosa succede attorno al letto dell'aria? Vedi qualcosa? No, L'aria dorme adesso profondamente. Ilaria sta dormendo. Adesso anche questa nebbiolina se ne va. Rimane solo questa specie di frescura. Sì. Come se ci fosse aperta una finestra ed entrasse l'aria. Cos'altro vedi? L'aria dorme su un fianco. Dorme sul fianco sinistro. Succede qualcos'altro? Vai fino alla No. fine, Come? vai fino al momento in cui si risveglia e dimmi se succede qualcosa durante il suo sonno o il suo pisolino. Si è svegliata. Sì. Tranquilla, perfetto. Adesso andiamo solamente da un'altra parte e poi chiudiamo. Adesso vai al momento in cui Ilaria fa una seduta spiritica a casa. Vai a quel momento e dimmi cosa vedi energeticamente nella casa mentre loro fanno la seduta. Si è creata una specie di varco circolare, come se ci fosse una luce dall'altra parte che illumina. C'è una specie di buco nell'aria, come
con i margini illuminati sfumati. Succede qualcosa in quella stanza durante la seduta? Faccio la C'è domanda. questo cerchio che gira sulla testa. Di Ilaria. chi? Se ti faccio la domanda al contrario, osserva se in questa o in altre sedute spiritiche che Ilaria ha realizzato, osserva se hanno lasciato delle tracce, delle interferenze in Ilaria. Osserva il corpo di Ilaria adesso. Dimmi se ci sono delle interferenze dovute a questa seduta spiritica. Hanno ripiegato lo spazio vicino a lei. Si è creata una piega. Ed è ancora accanto a lei questa piega. No, Non c'è più. non c'è più. Osserva se al giorno d'oggi ci sono ancora delle interferenze di quelle sedute spiritiche, probabilmente no, e adesso dobbiamo cercare quello che non c'è. Se non vedi niente, metti non c'è niente. No. D'accordo. Osserva energeticamente l'aria e dimmi come la vedi. Scorre tutto tranquillamente. E a quanto sta vibrando? Alta. Questa frequenza alta, a quale emozione corrisponde? A quale Emozione numero? A corrisponde. emozione? Sì. È un anelito di libertà. E l'aria si sente bene? Le piace? Sì, molto. Adesso dille che rientriamo dalla sessione e lei che mantenga questa frequenza, che la mantenga tendenzialmente sempre, a meno che non decida di aumentarla ancora di più. Quindi adesso disconnetta, disconnetti da tutto e da tutti. Noi ritorniamo al presente. Sei pronta? Sì. Adesso io conto da 1 a 5. Tu sei sola con me, non c'è nessun altro, nient'altro attorno Conto da 1 a 5 e tu rientri completamente nel tuo corpo, nella tua mente, al tempo presente da dove parli. 1. E mentre ti reincorpori, senti il tuo corpo che si alleggerisce lentamente. E comincia ad alleggerirsi dai piedi. Che adesso non sono più sprofondati nel pavimento, ma stanno levitando. È una sensazione strana, ma molto piacevole. Due.
Senti questa leggerezza che attraversa tutte le tue gambe fino al bacino e adesso senti anche le tue gambe levitare, leggere. E la sensazione è ancora più gradevole. 3. Anche la tua schiena, il tuo ventre e il tuo petto si alleggeriscono e così questa leggerezza si propaga per le braccia fino alle mani. Adesso è tutto il tuo corpo a volare, leggero, e tu ti senti tranquilla, rilassata. Provi una sensazione di benessere. Tutto attorno al corpo, dentro al corpo, fuori dal corpo che ti avvolge, ed è meraviglioso. 4. Anche la testa e il volto si alleggeriscono. Sei completamente leggera, completamente stai volando, fluttuando. Sei leggera, serena, tranquilla, forte. Ti senti bene? Questa sensazione di benessere pervade tutto il tuo corpo. 5. Puoi aprire gli occhi. Sto bene. Lo dici in una maniera. Sei stanca? Vabbè, Sì. ma. No, però gli ultimi cinque passaggi che hai fatto con i numeri mi hanno. Non so, no? È che vai molto in profondità, quindi sprechi molte energie, è normale. E poi sono energie che poi recuperi, come normalmente si fa. Per il resto, stato d'animo. Bene. Sono tranquilla. Quanto tempo pensi sia passato da quando abbiamo cominciato? Quaranta minuti, un'ora. E invece quanto tempo è passato? Non lo so, dimmelo tu. No, stavo guardando anch'io perché. Ah, non lo sai? Quanto Anch'io. tempo è passato? Adesso guardano. 9:25, a che ora abbiamo iniziato? È che non so perché siccome abbiamo cominciato prima con Ilaria, ho Con Ilaria. Ascolta, perso la cognizione del tempo. ti passo Ilaria. Sì. Tu permetti la divulgazione di questo video su internet? Sì, con l'oscuramento però. Ok. Mi mandi ancora come hai fatto l'altra volta. Ti mando il modulo con l'autorizzazione, certo. Va bene, ti passo Ilaria. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Oi. Ok. Non so se sei così sensibile, se hai sentito qualcosa anche a livello fisico. Non lo so. Cioè, sono stata lì un po' a ascoltarmi, ma non lo so. Va bene, poi mi dirai un po' come va. No, comunque mi è venuto in mente che appunto. Laura ha tirato fuori quella del dentista, infatti da piccolina, verso i 5 anni, ho fatto un'operazione, un intervento proprio di bonifica dentale, in anestesia totale, adesso. E niente. Eh sì, comunque ho sentito un po' di cose, wow. Sembra strano quello dell'anestesia totale perché normalmente un dentista non fa un'anestesia totale. Quindi pensavo ci fosse qualcos'altro sotto, magari. No, no, c'è stato proprio, infatti. Sai, nel dubbio uno cerca di. Sì. Pensavo che fosse un'operazione eterica approfittando di un'operazione chirurgica fisica. E allora Ah, adesso ok. combaciavano certe cose, cercavo di capirne. Vabbè, però vabbè, l'importante è imparare. D'accordo, vuoi divulgare questo video per internet? D'accordo, allora io Ok. stacco la conversazione e chiudo la chiama Va bene. la registrazione e rimandatemi lì. Ok, grazie. Ciao.